Bentrovati del canale di Non Solo Catenelle e oggi ci vediamo per questo tutorial della canotta. Io ho utilizzato circa poco più di 150 grammi di questo filato. Questo è l'avanzo di 200 grammi. Il gomitolo, l'ultimo gomitolo utilizzato era di 50 grammi, questo è l'avanzo, ne ho utilizzato veramente poco. E, oltre questo filato ho utilizzato l'uncinetto del 4 per l'avvio delle catenelle, come vedrete nel tutorial, e invece ho lavorato con l'uncinetto del 3.5. E, ok, quindi vi lascio al video tutorial, ma prima vi ringrazio di seguirmi e invece prego a chi ancora non si è iscritto di iscriversi al canale per fare in modo che questa mia attività prenda sempre più spazio nella mia vita e possa dedicare più tempo a questi video tutorial gratuiti proprio per crearli. Vi ringrazio ancora e buon video tutorial! Dunque, per questo lavoro io ho utilizzato un uncinetto del 3.5 e questo è appunto il filato e come vedete questo è il rapporto tra l'uncinetto e il filato. Il numero di catenelle da avviare è un multiplo di 4 più 1 e con questo filato, con questo uncinetto, io ho avviato 68 catenelle più 1. Quando le ho avviate con questo uncinetto qui, che è di mezzo punto più grande di quello utilizzato, quindi è il 4. Io con il 4 ho avviato queste 68 catenelle più una e poi ho inserito questo uncinetto che si vede poco, però è del 3.5, quindi ho lavorato con il 3.5. E la mia taglia è una taglia M tendente alla S. Dopo aver avviato questo numero di catenelle o quello in base alla vostra taglia o rispetto alla misura del filato e dell'uncinetto che utilizzate, avviate 6 catenelle in più, quindi altre 6 catenelle con quest'altro uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dopodiché tornate indietro contando le 6 dall'uncinetto che avete appena fatto, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dopodiché altre 4, 1, 2, 3 e 4 e nella quinta fate una maglia bassa. Poi fate altre 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, lasciate 3 catenelle di base, 1, 2 e 3, e nella quarta fate una maglia bassa. E questo lo fate per tutto il giro, quindi per tutto il giro si fanno 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, si lasciano 3 maglie di base, 1, 2, 3 e nella quarta si fa una maglia bassa. Ecco qua, per tutto il giro, ci vediamo a fine giro. Dopo aver concluso il giro, facciamo 5 catenelle, 3 così, 1, 2, 3, poi giriamo il lavoro. E facciamo altre 2 catenelle, 1 e 2. Poi contiamo 2 maglie, 1 e 2, e nella terza facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e un'altra maglia bassa nella stessa maglia dove abbiamo già fatto la prima maglia bassa. E questo lo portiamo avanti per tutto il giro, quindi facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5,
andiamo qui, dove ci sono queste 5 catenelle del giro precedente, ne saltiamo 2, nella terza facciamo una maglia bassa, 3 catenelle e un'altra maglia bassa nella stessa maglia dove abbiamo fatto la maglia bassa precedente. Questo per tutto il giro. Questo secondo giro finisce in questo modo: si fanno le 5 catenelle, poi si va qui e si va sempre nella terza catenella e si fa sempre una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e poi sempre una maglia bassa dove l'abbiamo fatta prima. Dopodiché si fanno 2 catenelle e si fa una maglia alta, 1, 2, 3 nella terza delle 3 catenelle iniziali. Ops. Ecco qua, quindi si finisce in questo modo. Prossimo giro, che sarebbe il terzo, si fa una catenella, si gira il lavoro e si fanno 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Si va qui, dove ci stanno le 5 catenelle tra i due pioppolini che abbiamo fatto, simil pioppolini che abbiamo fatto, e si fa praticamente la stessa cosa, cioè si va nella catenella centrale, la terza, e si fa una maglia bassa, entrando proprio dentro, una maglia bassa, 3 catenelle e un'altra maglia bassa proprio nella catenella dove abbiamo fatto la prima maglia bassa. E questo si ripete per tutto il giro. Quindi cosa si ripete per tutto il giro? 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, si va nelle 5 catenelle tra i due pioppolini, si va in quella centrale, 1, 2, 3, si entra dentro con l'uncinetto e si fa una maglia bassa, 3 catenelle e un'altra maglia bassa dove l'abbiamo appena fatta. Questo per tutto il giro e ci vediamo a fine giro per concluderlo insieme. Questo terzo giro si conclude facendo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e chiudendo con una maglia bassa nella terza delle 3 catenelle che abbiamo fatto nel giro precedente. Questi due giri, il secondo e il terzo giro, si alternano per tutta la lunghezza fino allo scalfo delle maniche. Io ho fatto lo scalfo dopo 36 giri, compresi contando anche questi due, quindi ho fatto in totale 36 giri, 36 giri più i primi due, le catenelle e il primo giro iniziale, per poi iniziare appunto gli scalfi. Però si può fare della lunghezza desiderata, basta provare e decidere di fare gli scalfi dove volete voi. Arrivati all'altezza desiderata, o comunque come ho fatto io 36 giri, dobbiamo iniziare gli scalfi e iniziamo facendo subito una diminuzione bella importante, cioè di tutte queste maglie, cioè le 5 catenelle iniziali, cioè sarebbero finali di questo giro, iniziali del prossimo. Quindi facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo le maglie bassissime nelle catenelle, quindi entriamo in ogni catenella e facciamo delle maglie bassissime, 5, quindi in ogni catenella entriamo un po' duro e facciamo maglie bassissime, quindi 2, 3, 4,
e 5. Arrivati qua, facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, poi altre 2, 1, 2, andiamo al centro delle 5 catenelle, quindi saltiamo il primo pioppolino, andiamo al centro delle 5 catenelle, cioè dopo le prime 2 catenelle, nella terza, e facciamo il pioppolino, che sappiamo fare bene, quindi maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa dove abbiamo fatto la maglia bassa. Il giro continua tutto così, quindi continua nella solita lavorazione fino alla fine, dove non lavoriamo le ultime 5 catenelle, ma magari lo vediamo insieme. Quando arriviamo qui, dove c'è l'ultimo pioppolino, si fanno le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché si va nella catenella subito dopo il pioppolino e si fa una maglia bassa. In questo modo non lavoriamo le 5 catenelle iniziali finali, non lavoriamo le 5 catenelle finali, e in questo modo abbiamo iniziato gli scalfi. Adesso praticamente quello che faremo è la stessa cosa, però invece che di non lavorare 5 catenelle non ne lavoreremo 3. Quindi come si fa? Facciamo la catenella, giriamo il lavoro e facciamo lavoriamo a con delle maglie bassissime le prime 3 catenelle. Appena riesco ad entrare, quindi una, due e 3. Ok, poi da qui si fanno le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, e si va al centro qui, quindi si salta il pioppolino, si va qui nella catenella centrale, quindi 1, 2, 3, nella terza, e si comincia a fare la lavorazione come la conosciamo. Quindi maglia bassa, 3 catenelle e maglia bassa dove abbiamo fatto la maglia bassa precedente, così per tutto il giro. E alla fine non si lavoreranno le ultime 3 catenelle, ma lo vediamo insieme anche questo. Ok, arrivati qui alla fine dove manca l'ultimo pioppolino, queste sono le diminuzioni del giro precedente, invece ora noi siamo in questo giro. Quindi cosa facciamo? Facciamo sempre 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, ma invece di andarle a fare nella terza delle 3 catenelle iniziali, quindi sarebbe 1, 2 qui, nella terza, al centro insomma delle 5, la facciamo nella seconda a partire dal pioppolino, quindi 1 e 2 seconda catenella, e facciamo appunto la maglia bassa. Quindi seconda catenella dal pioppolino, dall'ultimo pioppolino facciamo una maglia bassa. Questo giro lo continuiamo per tutto il tempo, cioè per tutto il pezzo che sta sul davanti, sul décolleté. E adesso li conto un attimo perché in realtà non lo so, e vi dico quanti giri ho fatto. Quindi dunque, quindi dalle diminuzioni io ho fatto 1, quindi qui ho diminuito, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giri in totale. Quindi dopo 10 giri io ho chiuso il lavoro. Per fare le spalline io ho fatto il tricotin,
e vi metterò il video, qui vedrete una I, se schiacciate sulla I dovete passare il mouse sul video, compare una I in alto qui a destra del video e vi compare la colonnina con i video che vi linko, oppure andate nell'info box in basso nella descrizione e anche lì metterò il link al video per fare il tricotin, altrimenti potete fare delle spalline normalissime. Io le ho fatte di 21 cm perché è la misura che a me piaceva rispetto al top, alla canotta, e ne ho fatte 3 e le ho cucite qui. Quindi proprio nel punto in cui, ecco, vi faccio vedere, sto cucendo qui praticamente nel cappiolino dove dell'ultimo giro, quindi il cappiolino quello più esterno, anche da quest'altro lato, quindi il giro è finito qui dove vedete, ecco, il filo che si attacca in questo cappiolino. Io aggancerò la spallina e lo stesso farò con la parte di dietro, e in pratica le spalline sono fatte, dopodiché si cuce ai lati, quindi una volta poi cucito ai lati il top è finito. Ecco il top finito, qui appunto ho agganciato le spalline che ho fatto, ripeto, in questo modo, ma si può fare veramente in tanti modi, si possono anche semplicemente fare delle catenelle, fare un giro o due giri di maglie basse e fare le spalline in questo modo, oppure fare proprio una fettuccia, come più piace a voi. Poi questo è lo spazio per le braccia e qui ai lati io ho unito 11 cm lasciando poi tutto il resto aperto, e il top è praticamente finito. Il punto è veramente carino, io non so se si vede, ecco qui, con questi cappiolini in mezzo a questi rombi. Quindi praticamente è veramente un punto carino, semplice, e il top si fa veramente con estrema facilità e velocità. Bene, vi lascio e vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo al prossimo tutorial.